Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nel quale vi andrò a parlare di una situazione che si è creata in questo periodo sulla community italiana e a darvi insomma le mie impressioni su questo cambiamento. Prima di iniziare però, sinceramente speravo che non ce ne fosse bisogno, ma il video di mercoledì nel quale iniziavo la serie Pokémon Soul Silver giocando a Heart Gold era ironico. E pensate che c'è pure gente che mi ha fatto l'analisi completa di tutte le cose che ho sbagliato. Cioè, davvero credete che la scheda allenatore per me sia un biglietto dell'autobus? Sul serio? Ma a parte quel video di cui non ho voglia di parlare, tra l'altro se vi interessa scaricatelo perché a breve lo rimuoverò, non ho voglia che vada a fare il giro del mondo perché non ho voglia di essere conosciuto per quello, sinceramente. Vi voglio parlare appunto del fenomeno Pokémon. Cos'è questo fenomeno Pokémon per chi non lo sapesse, ma penso che ormai lo sappiano tutti sulla community di Pokémon? Si tratta di youtuber da 1,5 milioni di iscritti, youtuber grandi comunque, che improvvisamente si mettono a fare Pokémon. Ho sentito moltissime opinioni a riguardo, da quelli che apprezzano a quelli che disprezzano, però sinceramente io vorrei appoggiare prevalentemente i primi. Ho sentito ad esempio gente che insulta, non critica, che insulta questi youtuber più grandi perché non sanno giocare a Pokémon. Ora, signori miei, dobbiamo metterci nell'ottica che è uscito Pokémon Go. Pokémon Go ha fatto il boom e ora moltissima gente, per mia fortuna perché avendo un canale di Pokémon verrò più seguito, moltissima gente si sta appassionando al brand e non si può pretendere che chi si appassiona adesso al brand sia già in grado di conoscere debolezze o resistenze. Ok, forse se fai un video sarebbe meglio perlomeno tenerti uno schemino di fianco, ma vabbè, sono critiche che si possono fare. Però è ovvio che chi inizia a giocare a Pokémon non sappia giocare a Pokémon fin dall'inizio. Poi è verosimile, non vero, verosimile vuol dire potrebbe darsi, è una cosa che potrebbe essere vera, che lo facciano semplicemente per visual, per soldi, perché va di moda e quindi lo fanno i canali che si incentrano sul trend. Slither.io, Agar.io, Clash Royale, Minecraft, vi dico solo alcuni nomi, sono fatti così, prendono la moda e la utilizzano. Ci sta, quale youtuber non vuole fare visualizzazioni? Quale youtuber non vuole avere pubblico? Anch'io voglio avere pubblico, non di certo faccio video per prendere meno visual. Se posso prendere più visual, farò un video che fa più visual. Ovviamente questo non deve portarmi a fare un video che non rientra nel mio genere, che fa schifo a me e che sia trash o che sia ingannevole, insomma. Però ecco, la community di Pokémon non si può chiudere in se stessa e impedire, fra virgolette, a gente che si appassiona in questo momento di giocare, perché è un ragionamento sbagliato. Questo ragionamento di clausura porterà inevitabilmente a uno scemare, perché se rimarremo sempre gli stessi, succederà prima o poi che nessuno tornerà, perché tutti cresciamo, tutti avremo altre cose da fare e tutti prenderemo strade diverse e ci allontaneremo da YouTube e dai Pokémon. E quindi è buono che della gente si appassioni e che alimenti i Pokémon. Poi ripeto, forse fare un video su YouTube di Pokémon devi avere, non dico conoscenza, un minimo di consapevolezza di quello che stai facendo, e lì vi do ragione. Ho sentito poi di gente che dice che questi youtuber grandi che giocano a Pokémon senza conoscere Pokémon rovinano la community. Ma non è vero, non è vero. Se voi andate avanti con la mentalità che uno youtuber solo perché ha 7 cifre di fianco al suo nome rovina un'intera community, vi state sbagliando. C'è una community di Pokémon, signori miei. Ora, secondo me, parere personale, è un po' peggiorata in questi tempi, ma c'è comunque una community salda, una di quelle poche community che non è ancora completamente caduta nel marcio. E non saranno di certo due youtuber a farla cadere nel marcio, perché questi due youtuber, ovviamente non faccio nomi ma penso che voi lo sappiate, non sono Poketubers, non lo sono, sono youtuber che seguono la moda, è il loro modo di fare, voi semplicemente non li guardate. Prima che scappino incomprensioni assurde, che poi so che succede, ovviamente intendevo non li guardate se non vi interessa o se non apprezzate il fatto che facciano Pokémon senza sapere nulla e se preferite vedere un let's play più serio. Ecco. Non dovete considerarli Poketubers, perché di fatto non lo sono. Io credo che se voi andiate a chiedere a loro se sono Poketubers ti rispondono di no, perché obiettivamente non sono in grado di portare un let's play di Pokémon fatto bene. Quello che fanno è un let's play per intrattenere delle persone.
Che poi sì, è vero, se ti vuoi appassionare a Pokémon dovresti seguire altri youtuber che lo trattano un po' più seriamente. Ma cosa ci volete fare, signori miei? Del resto non è colpa degli youtuber che lo portano. È colpa di chi non ha intenzione di imparare a giocare in maniera un po' più seria. Quindi sinceramente io trovo assurdo che la gente si stia scannando perché questi youtuber intaccano la community. Semplicemente non ne fanno parte. Io andrò avanti per la mia strada, come lo faranno presumibilmente tutti i miei colleghi Poketubers, senza che questo incredibile cambiamento ci intacchi e anzi ci trarrà del vantaggio, signori miei, perché essendo una moda, vi faccio un esempio, Slither.io sarà durato 2 mesi, Clash Royale forse 6, perché in questo momento non c'è più neanche quello. Quando anche la moda di Pokémon finirà, che cosa lascerà indietro? Lascerà tanti appassionati, tante persone che si sono appassionate al brand e che hanno intenzione di continuare a seguire youtuber che portano quel genere di video. Siccome i big che si occupano solo del trend smetteranno di fare Pokémon una volta finito il trend, questo porterà a me, come porterà a Luca, a Fabio, a Frost, a chiunque, vantaggi in termini di iscritti. E la cosa dovrebbe far piacere a chiunque, anche ai miei iscritti, perché io credo che vivere in una community riguardante un canale sempre più ampia sia non solo bello per me, ma bello anche per chi interagisce. Ci sono più persone con cui interagire, ci sono più persone con cui dialogare, scambiarsi idee. C'è un'unica cosa che mi terrorizza, una sola. Non solo mi terrorizza, ma mi farebbe adirare tantissimo e mi farebbe bannare la gente, ve lo dico. Ad esempio, poniamo caso che questo youtuber che porta Pokémon, che non sa giocare a Pokémon, porti Sole e Luna. Ora, io ho premesso che non so ancora se porterò Sole e Luna perché non ho la capture, devo prenderla. Però, poniamo caso che appunto questo youtuber decida di farlo. È ovvio che ottenga il gioco con qualche giorno di vantaggio. È ovvio, perché è sempre così. Quando c'è uno youtuber grande che vuole portare un gioco, riesce sempre in qualche modo a ottenerlo alla rottura del day one, se non prima addirittura. Quello che non sopporterei vedere è gente che mi viene a dire: hai copiato da questo, hai copiato da questo, perché sarebbe veramente una cosa che mi farebbe i ban. Io vi dico, fra qualche giorno io penso di mettere nella lista di parole bloccate il nome di questi due youtuber, perché se io vedo anche solo un commento di gente che mi dice che li ho copiati, non so come potrei reagire. Penso di bannare, perché veramente mi roderebbe il culo. Questa è l'unica cosa che temo, che la community di Pokémon venga accusata da quelli che ovviamente non la seguivano di copiare. L'ho detto, vabbè, censurerò. Questa sarebbe una disgrazia, qualcosa che non potrei sopportare, ed è l'unica cosa che temo di questa cosa qui. È proprio veramente l'unica cosa che mi preoccupa, che la gente possa venire a rompere le balle a noi Poketubers dicendoci: ma guarda che questo ha fatto quello, ma guarda che questo ha fatto quell'altro. Sarebbe una cosa veramente insopportabile. Oppure addirittura che mi dicano: no, non devi mettere la sidebar perché tizio lo fa con lo schermo grande, si vede meglio. No, mettere una sidebar, mettere un death count, mettere le immagini dei Pokémon, mettere un logo, mettere una DDG è sinonimo di qualità, perché è lavoro dietro il video. E no, i tagli, fare un taglio in un video, non è sinonimo di qualità, perché non aggiungi niente al video, lo togli. E poi per esperienza personale vi assicuro che fare tagli è abbastanza una boiata in editing. Comunque questi erano i miei pareri su questa situazione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. E nulla, lasciate anche un mi piace, commentate appunto scrivendo la vostra opinione e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Passate ai social che troverete in descrizione per rimanere sempre aggiornati su qualsiasi attività del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!